Ciao a tutti ragazzi, io sono Kicio 2011 e bentornati a 100% recensioni. Quest'oggi andiamo a parlare di libri e fumetti. Mi è arrivato un commento già qualche giorno fa dicendomi nel video di Diabolik sotto nei commenti: aspetto la recensione del fumetto. E un altro commento che diceva anche io. Così ho deciso di andare ad acquistare questo fumetto, che è il primo fumetto di quest'anno, e di andarne a fare la recensione. Ci saranno più recensioni, perché l'anno noi sappiamo che ha 12 mesi con 5 settimane, tipo, non mi ricordo. Comunque, e quindi ci saranno varie recensioni dei vari fumetti. Il fumetto in questione di oggi è Il marchio dell'assassino ed è inedito, ok? Quindi ce ne sono pochi. Allora, abbiamo un inizio che, se non andiamo a leggere dei fumetti in precedenza, non è molto comprensibile, perché c'è l'ispettore Ginko e gli vogliono fare delle interviste, solo che noi non sappiamo per cosa, evidentemente per la cattura di Diabolik, che poi dopo scopriremo. L'ispettore Ginko decide di andare in vacanza. Quindi va in vacanza e qualche tempo dopo a Berlin succede qualcosa. Ovvero c'è un uomo che viene ucciso. Ok? Vengono uccisi un uomo molto ricco e il suo maggiordomo. Naturalmente Diabolik non è stato lui, però vuole sapere chi è l'assassino. Quindi Diabolik da questa parte è un po' il buono all'inizio. E dopo queste persone vengono uccise anche Ignazio Renoir, Tommaso Lester e Umberto Reins. Vengono uccise queste persone con il marchio dell'assassino, che è un segno di spunta. Ok, noi lo vediamo anche nella copertina. Noi vediamo l'ispettore Ginko con in mano una pistola e l'uomo morto con un segno di spunta sulla fronte. Lo vedete anche voi. Allora, decidono di vedere il primo omicidio. Tommaso Lester andava a correre, si svegliava all'alba in un parco ed è stato ucciso proprio in questo parco. Cos'è? Chiedono a un senza tetto seduto su quella panchina se sapeva informazioni, e lui dice sì, che aveva visto un uomo e descrive i particolari dell'uomo. Provano anche a chiedere informazioni alla sua segretaria, ma niente. Così decidono di cercare questo presunto uomo e trovano il signor Zamber, ok? Poi c'è il funerale del signore di cui vi ho parlato subito all'inizio, di quell'uomo morto che era un uomo, un gentiluomo, molto ricco e rinomato. L'ispettore Ginko, naturalmente sotto copertura, decide di saperne di più, così va al funerale, sente delle donne parlare di... No, non ve lo vado a spifferare, perché sennò, ragazzi, vi sto spifferando tutto il fumetto. Comunque, provano a investigare un altro uomo, ma l'uomo dice che non sa niente. Così lo portano in cella e dopo che l'hanno portato in cella si impicca, ok? Quindi questo povero uomo strappa le lenzuola del letto del carcere e decide di impiccarsi. Naturalmente vi salto buona parte del fumetto e andiamo a vedere che Diabolik uccide i due killer, perché i killer erano due,
si impadronisce di quello che dei gioielli di questo rinomato uomo già ucciso in precedenza e va via. Scopriamo che però naturalmente l'ispettore Ginko non era il vero ispettore Ginko, ma era Diabolik travestito. Io ve ne avevo già parlato nel video della recensione del film Diabolik, che si travestiva con tante maschere e quindi lo fa anche in questo caso. Bene ragazzi, il video è terminato e se vi è piaciuto mettete un pollice in su. Condividete il link del video, iscrivetevi al canale attivando la campanellina e commentate se volete saperne di più su Diabolik. Ciao a tutti ragazzi!